Pace bene a tutti, bentornati. Oggi 10 febbraio ricordiamo Santa Scolastica da Norcia. Ascoltiamo. Scolastica nasce a Norcia nel 480. Sorella di San Benedetto, giovanissima, si consacrò al Signore e assieme al fratello si avviò alla vita religiosa monastica. Lei fondò le Benedettine, dando un contributo fondamentale alla nascita del monachesimo femminile occidentale. Come il fratello, che dettò la regola al suo monastero, sorto vicino a quello di Monte Cassino, Scolastica divise il tempo delle sue monache in preghiera, lavoro, studio e riposo. All'inizio, Suor Scolastica saliva una volta all'anno dal fratello per parlare con lui. Ma poiché la strada era impervia e pericolosa, San Benedetto decise di andare lui a trovare annualmente la sorella. In una di queste volte, prima che il fratello andasse via, gli chiese di restare perché avvertiva che non si sarebbero più rivisti in futuro. Ma il monaco rimproverò la sorella perché non poteva infrangere la regola e trascorrere la notte fuori dalla sua cella. La monaca pregò il Signore affinché ascoltasse le sue preghiere e un forte temporale costrinse Benedetto a rientrare al suo monastero la mattina seguente. Trascorsero dunque la nottata in preghiere, conversazioni e pii esercizi di pietà. Nei dialoghi di San Gregorio Magno leggiamo che, 3 giorni dopo il loro incontro, Benedetto seppe della morte della sorella quando vide la sua anima salire in alto in forma di colomba. Mandò allora i suoi monaci a prendere il suo corpo per dargli sepoltura nella tomba che aveva fatto preparare per sé a Monte Cassino e dove poi sarà sepolto anche lui. Quella di Santa Scolastica è stata un'esperienza di santità inscindibile da quella anche del suo fratello gemello, San Benedetto. Due storie incredibili e caratterizzate da uno stile di vita anche particolarmente austero. Pensiamo alla regola del silenzio, ossia quella regola del monastero che consentiva di usare la parola solamente in situazioni particolari per custodire l'anima. Aveva un'usanza, Santa Scolastica, si poteva incontrare con il fratello almeno una volta all'anno, una volta all'anno accadeva questo. Allora a metà strada tra i due conventi c'era questo piccolo luogo dove riuscivano a incontrarsi, a vedersi. Ma ci fu una di queste volte in cui Santa Scolastica evidentemente aveva una necessità di trattenersi un po' di tempo in più, forse aveva qualche peso nel cuore, voleva condividere un attimo in più con il fratello, ma la regola imponeva a San Benedetto di rientrare in monastero prima del tramonto. Allora Santa Scolastica inizia a piangere, esterna la sua sofferenza in questa maniera. Inizia a piangere a dirotto, tant'è che anche addirittura il tempo atmosferico a un certo punto vuole seguirla. Si scatena una tempesta, un acquazzone che di fatto costringe San Benedetto a rimanere, a non partire. Che miracolo! Questa piccola vicenda ci deve aiutare a capire una testimonianza molto molto forte, che il Signore ascolta il nostro cuore e noi possiamo imporci tante tante regole per custodire quello che per noi è importante nella nostra strada, nella nostra santità, ma arriva un punto in cui se noi conserviamo l'obbedienza a queste regole, arriva il punto in cui il Signore stesso ci mostra la strada ogni tanto di applicare l'eccezione che poi rende quella regola più bella. Il Signore ci ascolta e ci soddisfa anche nei nostri capricci. Noi molto spesso non ce ne accorgiamo. Quello che è necessario il Signore con la sua provvidenza ce lo mette sotto al naso. Certo, non ci risparmia a volte un po' di fatica, ma
saremmo immeritevoli veramente di nulla se non mettessimo un po' del nostro. Allora pensiamo a come il Signore abbia voluto essere a fianco a questa sua sorella e cerchiamo di vedere nella nostra vita tutte le volte che il Signore ha avuto un gesto di tenerezza simile. E per il resto cerchiamo di essere obbedienti alle regole della fede, anche quando ci impongono una rinuncia che in quel momento noi non capiamo. La fede riesce poi a dare significato a tutto e affinché riusciamo ad avere abbastanza fede per riuscire a entrare in questo meccanismo, ci poniamo sotto l'intercessione di Santa Scolastica e la preghiamo. Santa Scolastica, prega per noi.